intende, diciamo così, uno scolorimento della geografia politica aretina che dalla sinistra al centro-sinistra è adesso passata almeno in gran parte al centro-destra, quindi ombre rosse. In Ombre Rosse, l'ultimo libro del giornalista e scrittore aretino Claudio Repek, ci sono 35 anni di storia aretina, dal 1985 al 2020, sintetizzati in 800 pagine. Abbiamo l'ultimo mandato Ducci, quindi l'ultimo mandato tradizionale della sinistra, due mandati abbastanza originali, cioè giunta rosso-verde con Vannucci e giunta, prima giunta di sinistra, di centro-sinistra moderna con Ricci, e poi abbiamo tutti la conquista da parte del centrodestra, la parentesi Fanfani e il ritorno del centrodestra. Tra le pagine di Ombre Rosse si comprende quanto Arezzo racconti e talvolta anticipi un pezzo di storia italiana. Un vasto territorio che in pochi anni passa dalla sinistra alla destra con il radicamento prima di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia e poi della Lega. Più capace di tutti è stato Umberto Bossi, secondo me. Facendo la storia dell'Italia, quello che ha dato la novità, ha inventato l'autonomismo, ha avuto il naso per muoversi, per cambiare la società. E per il resto ognuno ha fatto l'interesse suo. Era un'altra epoca e c'era un'altra qualità di classe politica, perché la politica come politica era molto più centrale, oggi è molto più centrale l'economia, quindi la politica è un po' gregaria e il personale politico risente di questa survalenza. Non dimentichiamo che c'è stato Amintore Fanfani, non dimentichiamo che c'è stato anche un personaggio importante come Bartolomei, poi potremmo fare tanti nomi, ad esempio il Partito Comunista di Arezzo in quegli anni era orgoglioso di eleggere grandi rappresentanti di questo territorio a Roma, come Pietro Ingrao, come Alicata, come Fernando Di Giulio. Racconta il declino di vecchie classi dirigenti e la nascita, talvolta stentata, di nuove leadership in un quadro economico e sociale sempre più difficile e complesso. Non è necessario essere capace a fare qualcosa per fare politica oggi. Era indispensabile 40 anni fa. In tutti i partiti, nel Partito Comunista, nella Democrazia Cristiana, nei socialisti, nei repubblicani, nel Movimento Sociale, dovunque chi arrivava ad avere una carica di una certa importanza aveva già dimostrato di valere qualche cosa nella vita. Questo smania di presenza nei social, nelle televisioni, indipendentemente dal motivo per cui uno è presente, sembra essere un requisito indispensabile per amministrare la cosa pubblica. È un errore. Cerco l'aggettivo giusto, catastrofico. Il libro affronta lo sviluppo di nuove forme di politica, o forse dovremmo dire di antipolitica e di civismo. Sullo sfondo la crisi economica, la povertà, le classi dirigenti che non si rinnovano, imprenditori e sindacalisti che vedono sparire politici e istituzioni, giornalisti che raccontano di una politica sempre più attenta al virtuale e sempre meno al reale. Considerando il passato e guardando l'attuale, oggi noi non abbiamo una rappresentanza parlamentare. Abbiamo due parlamentari in prestito, una da Roma e una da Montepulciano. E questo per Arezzo, al di là della loro ovviamente incontestabile capacità, è un segno di quanto debole sia la politica aretina. In queste condizioni non possiamo pensare di affrontare nessuno dei problemi importanti che ci stanno davanti. Da Medio Etruria, per fare un esempio attuale, fino a tutti i problemi legati alla centralità di Arezzo, dalla sanità alla industria e ai trasporti. E io che faccio l'imprenditore devo vedere dove si va, perché capisco il passato, dove siamo andando nel futuro. E come ci aspetta saranno tempi di grandi selezioni, cioè ci sarà chi rimane in piedi a livello economico, chi cade, però sicuramente non sono tempi normali. Nei prossimi 20 anni avremo un bel po' di bello e di brutto da vedere, secondo, però saranno decenni di grande trasformazione.